avete già preparato i regali per me, ve lo ricordate che domani è il mio compleanno? Ma certo, Diana, io ti regalerò un biglietto, come ti avevo detto, e una pizza vegana, eh? Che carina! E quale pizza? La tua preferita, quella con le carote. Oh, grazie, Eva! Beh, Diana, la nostra amicizia sarà il tuo regalo. Ok. E tu, Maya? Diana, io mi toglierò la benda il giorno del tuo compleanno, così vedrai i miei bellissimi occhi, eh? Che ne dici? Ragazze, siete così creative, vi voglio tanto bene, ma non potreste inventarvi qualcosa di meglio? Farò 17 anni e... Diana, quale sarà il programma del tuo matrimonio? Spero che ci sia almeno una festa, ma certo che la faremo! Lo sai, il mio compleanno sarà il più bello, non può essere altrimenti. Diana, ci saranno i giocatori di basket? Nat, ci sto ancora pensando. Bene, ragazzi, allora finiamo di truccarci e facciamo una bella colazione, eh? Oggi non mangio, così domani potrò indossare il mio bellissimo vestito. Bene, Diana, allora ti saremo di supporto, ragazze. Oggi non si mangia. Va bene, così domani la pancia non si vedrà dal mio vestitino. Oh, esatto, Eva. Hai sentito? È un elefante affamato che chiede di essere nutrito. E quello è un leone con una zampa ferita. Salvo animali ogni giorno e ho bisogno del tuo aiuto. Riportiamo questi animali in perfetta forma e costruiamo case per ognuno di loro. Scarica ora il nostro gioco. I nostri amici animali ti stanno aspettando. Allora, ragazze, Diana domani farà gli anni e non vedo l'ora di rovinarle il compleanno. Sì, Blondie, ma tanto non ci ha invitati, ecco perché non possiamo rovinare il suo compleanno. Oh, ma come? Io e Blondie abbiamo un'idea. Beh, diteci allora, avanti. Bene, diremo a Diana che le abbiamo fatto un regalo. E in realtà non lo faremo, giusto? Beh, certo che no. E poi che succede? Beh, le diremo: Diana, per avere il regalo devi completare una missione. In questo modo le faremo perdere tempo e lei non arriverà alla sua festa. Wow, è un po' cattivo. Sì, e poi pubblicheremo il video sui social media. Tutti rideranno di lei nel giorno del suo compleanno. Inoltre dovrà cercare il suo regalo vestita con dei costumi assolutamente ridicoli, così sarà divertente. Accidenti! Questo sì che è divertente, in effetti. Sì, lo sarà. Avanti, andiamo. Corriamo. Ragazze, guardate, i miei fan stanno postando foto e video per il mio compleanno. Li adoro, che carini! Ciao, ciao, Bunny! Diana, tra poco farai gli anni, quindi tanti auguri! Anche se siamo concorrenti e rivali, il compleanno, beh, è una cosa importante. Abbiamo preparato un regalo per te. Oh, Rane, grazie, siete molto carine. Che cos'è? Diana, oggi sarai una banana. E tu, Maya, una senape. E tu, Eva, un hamburger. Nat, tu sarai dei popcorn. Indossate questi costumi e completate la missione per trovare il regalo. Oh mio Dio, Rane, è geniale. Ragazzi, avete visto? Fantastico. Diana, prendi la tua banana. Maya, prendi la senape. Eva, gli hamburger. E popcorn per Nat. Primo indizio, il tuo regalo potrebbe essere in terrazza. Ciao, ragazze. Accidenti, le rane sono forti. Sì, completiamo la missione e poi vedremo che ti regaleranno. Ma io sono curiosissima, andiamo! Allora, perché mi avete chiamato qui? Mike, Diana compirà gli anni e stiamo pensando a cosa regalarle. Tutto sarà fatto da me, preparerò una torta a forma di bunny e 17 cupcake con le orecchiette da coniglio. Anche noi abbiamo fatto un regalo. Sì, candeline per la torta. Bullette, non capisco che c'è da ridere, perché vi divertite tanto, eh? Dobbiamo parlare seriamente del compleanno di Diana, Mike. Darò a Diana un buon voto in cambio di 5 centesimi. È un grande regalo, già lo so. Va bene, ma non è creativo. Oh, pizza, tu non c'entri niente. Beh, credo che dovremmo ordinare dei clown per il suo compleanno, che ne dite? No, se ci sono dei clown io passo, ho il terrore, d'accordo? Stai scherzando, sono carini, sono fighissimi. Giada, sono spaventosi, non sono carini. Ehi, clown fanno paura, ma se mi vestissi io da clown? Mike, tu sei già un clown. Bene, io e Giada abbiamo preparato non solo le candeline, ma anche un balletto. Sì, balleremo e a Diana piacerà. Fantastico. E Laila, per favore, ordina molti palloncini. Ci pensiamo noi, Cocciabi. Ragazzi, avete idea di dove sarà questo indizio? No. Neanch'io. E questa terrazza è troppo grande. Dove sarà l'indizio? Wow, che razza di Pokémon sono questi?
Ciao ragazze, che cosa indossate lì? Le bunnies ora sono una senape, un popcorn, un hamburger ed una banana. Molto divertente! E comunque, giocatori di basket, io ho un compleanno e le rane hanno preparato un regalo. E quindi è meglio che ci aiutate a trovare il primo indizio. È il tuo compleanno ed è il tuo regalo. Sei tu che devi completare la missione. Grazie, giocatori di basket! Ragazze, mi avete chiesto se li avrei invitati. No. E ora cerchiamo l'indizio. Ragazzi, niente indizio sotto i cespugli. Le rane ci stanno prendendo in giro. Nat, cerca meglio. Io voglio avere il regalo per il mio compleanno. È pazzesco, qui non c'è niente. Nemmeno qui. Forse i giocatori di basket ci sono seduti sopra? Giocatori di basket, alzate quelle chiappe, avanti! Pensi davvero che io sia seduto sotto qualcosa? Non c'è niente sotto le mie chiappette! Ragazze, voi gli credete? No! Nemmeno io! Simone, è meglio che alzi quelle chiappe o ti costringerò! E va bene! Guardi pure, signora, niente di niente! Ha visto? Ok, Timothy! Io non voglio alzarmi! Mi state prendendo in giro, avanti! Tutti in piedi, forza, Romeo, alzati! Ragazze, qui non c'è niente! Ragazzi, perché vi comportate così male? Diana è molto gentile, no? Avanti, Timothy, alzati! Va bene, lo faccio! Ragazze, il primo indizio! Evviva! Leggilo! Diana, brava! Sei pronta a trovare il tuo regalo più prezioso per il tuo 17° compleanno? Allora vai alla cabina telefonica! Lì troverai il secondo indizio! Sì, andiamo! Diana, banana è così divertente! Sì, è vero, le ranacce hanno fatto proprio del loro meglio. Ryan, ciao! Ciao, ragazze! Puoi farti da parte, dobbiamo andare alla cabina. Oh mio Dio! Bunny, ma che state facendo? Ragazzi, Diana sta completando una missione. Sì, presto la completerà. Allora, Diana! Ragazze, niente indizio! State cercando questo? Ryan, sì! Allora, c'è scritto? No, Eva, non c'è scritto. C'è scritto solo, sei sulla strada giusta. Quel tizio ha anche il prossimo indizio, ma devi ballare la danza della banana? Cosa? Esatto, ho l'indizio numero 3. Ma per riceverlo, dovrei ballare la danza della banana. Forte, bene. Le rane hanno inventato una cosa simpatica, quindi banana, popcorn, senape e hamburger. Iniziamo la danza. Sono una banana. Sono una banana. Sbuccia la banana. Sbuccia la banana. Sono una banana. Bene, ve la cavate con la danza. Ecco l'indizio. Grazie, Ryan. Era ora. Ragazze, credo che il regalo sia vicino. Sì, andiamo. Bene, ragazze, continuiamo. Diana, che dice il terzo indizio? No, non è possibile! Non bacerò Kev! Per di più vicino a Zalina! Oh, Diana, è una missione! Se non la porti a termine non avrai il regalo! Perché i compiti sono così difficili? Dannazione, ragazze! Il mio umore è andato in frantumi! Non lo voglio baciare, Kev! Non importa, gli spiegheremo tutto che è il compleanno e che si tratta di una missione! Oh, Bunny, ma che vi succede? Non sono più Bunny! Distribuite i volantini! Senti, fatti gli affari tuoi! Sta completando una missione, d'accordo? Tutto Diana qua. Completerà la missione e troverà il regalo! Un regalo fantastico! Diana fa 17 anni domani! A proposito, li faccio! Le Bunny sono così buffe con quei costumi! Non sembrano così fighe! Lasciale stare! Andiamo al compleanno di Diana! No, tanto non ci hai invitati. Anche se lo facesse io non ci andrei comunque. Rane, perché state strisciando? Shh. Forte, darò un bacio a Kev. Ecco qualcosa che non mi aspettavo dalle rane. Aspettiamo degli ospiti? Apro la porta, vediamo chi è. Oh, ma come diavolo vi siete vestite? Che state facendo, eh? Ciao, Zalina! Ci fai entrare? Sì, dobbiamo parlare. Di cosa? Grazie, molto gentile. Spostati. Ragazze, purtroppo non possiamo entrare nella casa zombie, quindi continueremo dopo la nostra attività. Ciao a tutti! Allora, ragazzi, sto facendo una cosa. Devo completare la mia missione per, avere il regalo delle rane. Ecco, in realtà dovrei dare un bacio a Kev. Sulla guancia, Zalina, non ti dispiace, vero? Che cosa divertente. Una missione? Di che parli? Mangerei volentieri un Eva Burger. Che gustosità. Sono un hamburger vegano. Ragazze, ma che significa questa cosa di Kev? Beh, sappiamo che voi avete il prossimo indizio e dobbiamo averlo. Sì, siamo qui per un motivo. Gli indizi ci hanno condotto qui. Io non ho capito niente. Nemmeno io.
Ma è solo che, ecco, devo baciare Kev per avere il prossimo indizio. Zalina, scusa. Bunny, vi odio, soprattutto oggi. Beh, hai baciato Kev, ma noi non abbiamo l'indizio. Non sappiamo che cosa sia. Le ranacce vi hanno ingannato, ragazze. Ma che significa? Non l'avrebbero mai fatto. Non è possibile, le rane non possono farci una cosa simile. Secondo me invece sono capaci di tutto, zombie. Veramente non avete il prossimo indizio? Dannazione, la cosa si fa interessante. Beh, sapete, se Eva mi bacia sulle labbra, magari riceverete un indizio. Eva, avanti! Diana, no! Eva, abbiamo bisogno di quell'indizio, è per il mio compleanno. Avanti, Eva, su! Va bene, ma solo perché è il tuo compleanno. Forza, forza! Beh, Zacat, sai che non possiamo baciarci sulle labbra perché potrei diventare, ecco, uno zombie, però... Ecco a te, tesoro. Oh, ragazzi, eccolo! Leggilo, Diana. Invia un vocale al perdente Bruno, confessagli il tuo amore e riceverai l'SMS indizio. Accidenti! Non si tratta di indizi, ma di compiti. Eva, a quanto pare questi compiti mi porteranno al regalo. Zombie, grazie, ci vediamo presto. Ciao! Ciao! Che fortuna, Zacat. Sì, lo so, che fortuna. Eccole, eccole. Bene, ragazze, ora il capitano della squadra delle Bunny confesserà il suo amore al perdente Bruno. Forza, Diana! Bruno, ciao, sono io, il capitano della squadra delle Bunny. Senti, mi piaci da tanto tempo, ma ecco, so che esci con Julie e forse vorresti uscire anche con me perché io credo di amarti, sì, ecco. Oh, inviato! Filmate, immaginate come Diana Banana sarà ovunque sui social media, tutti rideranno di lei. E se scrivessero che è buffa e carina? Stella, hai mai visto qualcosa di buffo e carino? No. Bene, questo è quanto. Dovremmo farlo più spesso? Sì. Sì! Siamo diventati così amici? Sì. Ho ricevuto un messaggio da un numero sconosciuto. Bruno, probabilmente è il corriere col mio vestito. In realtà è un messaggio vocale. Bruno, ciao, sono io, il capitano della squadra delle Bunny. Senti, mi piaci da tanto tempo, ma ecco, so che esci con Julie. Forse vorresti uscire anche con me perché io credo di amarti, ecco. Quindi voglio confessarti il mio amore. Julie, io sono vicina a te. Puoi piangere sul mio maglione, Bruno, che significa? Ma non lo so, che significa che Diana mi ama? Beh, Bruno, sei fortunato. Oh, sì. Bruno, cosa? Cosa? Beh, ragazzi, basta, d'accordo? Smettete di litigare. Diana sta completando la missione, forse è il compito. Ma è innamorata di me. Fa tutto parte di un piano. Non essere arrabbiata, ragazza mia. Cosa? Non dovrei essere arrabbiata. Esco con lui da un anno. Beh, può succedere, sai. Thomas. Simo, pensi che Diana inviterà me o te al suo compleanno? Penso che non inviterà nessuno di noi. Non avremmo dovuto ridere di loro. Ragazzi, non pensate che questa cosa delle rane sia un po' troppo strana, però? Ciao, basket! Perché siete così felici, ranacce? Per caso ci dovete dire un segreto? Ha qualcosa a che fare con le cheerleaders Bunny? C'entra qualcosa quella missione che avete organizzato con il regalo per lei, giusto? Teoricamente sta cercando il regalo delle rane, ma non c'è nessun regalo. Sarà solo una sceneggiata. E avremo tanti video di Diana Banana. Che cosa? Ranacce, vi siete inventate tutto solo per prendere in giro Diana? Volete che tutti la prendano in giro il giorno del suo compleanno? E magari hanno fatto anche dei video. Giocatori, calmatevi, perché siete così tesi? È solo divertente. Il video di Anna Banana è il suo regalo. Nessuno ha mai pensato a una cosa del genere prima d'ora. Ranacce, non ci posso davvero credere. La farete piangere con questi video. L'avete ingannata. Che razza di carogne che siete. Ma sapete, ragazzi, ho un'idea. Ma questo che vuol dire? Se glielo direte, rovinerete tutto quanto. Oh, avranno paura ad andare a dirglielo. Dannazione, perché non arriva l'SMS? Oh, forse è stato tutto inutile, forse era solo un inganno. Come tutto inutile? Ho baciato Zacat per niente. Eva, di che stai parlando? Io ho baciato Kev. Oh, è arrivato, eccolo. Diana, il tuo regalo da parte delle rane è nella tua soffice auto. Spero che ti piaccia. Cosa? Ma non ci sono regali. Ah, un altro indizio. Forse ci stanno prendendo in giro. Che peccato. Buon compleanno, Diana. Dalle rane, un bacio. Ragazze, siamo state ingannate. Non c'è nessun regalo. Questa è una follia. Volevano farci uno scherzo. Eva, volevano solo farmi uno scherzo. Il mio umore delle vacanze è completamente rovinato. Beh, andiamo da quelle rane. Andiamo a parlare con loro. Sai, Maya, è inutile parlare con loro. Sono solo rane. Ecco quello che sono. Dannazione, dov'è Mascotte? Immagino quanto saranno sconvolte Diana e le ragazze. Cavoli, ragazzi,
Queste rane sono davvero matte. Sì, hai ragione, sono davvero pazze. Ma guarda se là. Ragazzi, scusate, tutti i negozi erano chiusi. Ecco che cosa ho trovato, però. E questo cos'è? Degli ombrelli rosa e blu, i colori preferiti di Diana, ed un set di cosmetici. Bene, ragazzi, facciamo gli auguri a Diana. Tiriamola su di morale, in qualche modo. Andiamo, ragazzi. Bene, ragazze, credo che sia il momento di togliersi questi buffi costumi. Diana, però, era una banana divertente. Io sono un hamburger e almeno sono vegano. Va bene, ragazzi, io sono solo dei popcorn, però almeno è stato divertente, no? Non credete? Bene, Diana, non te la prendere. Domani festeggeremo alla grande. Diana, ecco a te, buon compleanno! Cosa? Allora forse non era tutto finto? Forse le rane vogliono farci un regalo attraverso di voi? Le ranacce volevano ingannarti, ma noi le abbiamo scoperte e ti abbiamo preparato degli ombrelli fantastici e un set di cosmetici. Li ho comprati io. Oh, giocatori di basket, sono così contenta. Grazie. Almeno qualcuno di simpatico. Diana, mi sbaglio, dovremmo invitarli questi giocatori alla tua festa, eh? Oh sì, Nat, probabilmente hai ragione. Bene, giocatori di basket, grazie per i regali. E a proposito, siete invitati alla mia festa di compleanno. Sì, grazie, Diana. Ti promettiamo che ti tireremo su di morale. Grazie, Simone. Ragazzi, non dimenticherò mai questa missione, mai. Mettete un like al video, iscrivetevi al canale, premete sulla campanella e aspettate i nuovi e fantastici episodi. Ciao!